Ecco, siamo alle strade Zapolizza, qua con Claudio qua. Stiamo entrando, vediamo qua, c'è oggi la conferenza centrale, come ancora integra. Adesso stiamo aspettando istruzioni per vedere come fare per entrare. Siamo tutti con i giornalisti, militari e colleghi. Okay. По этим емкостям наносятся систематически постоянные удары, опять-таки осколочными снарядами. Страшно подумать, что может произойти, если эти 240 тонн загорятся. Здесь в Энергодаре нет возможности физически будет потушить оперативно этот пожар. Вот одно пробивание я вам продемонстрирую. E qua praticamente continua a parlare, e c'è questa, diciamo, conferenza della direttrice della IAEA, e è un tecnico, vabbè, che sta tutti quanti attorno come fosse una star, ed effettivamente in questo momento è una star, perché la centrale sta preoccupando. Vabbè, che mi si è... То вот в этом вот квадрате, здесь нету российских военных. Таким образом, несложно предположить, что эти снаряды предназначены для служащих этой станции. К сожалению, это так. Is there a way for you to identify the source of shelling like this? Можно ли, есть ли способ определить источник обстрела? Конечно. Вот, вот здесь несложная политика, сейчас правда затоптали, указывает направление абсолютно очевидное. Это Никополь и это Марганец. Это территория, контролируемая Украиной. Unfortunately, it is not easy to see right now because the Mr. Grossi, what are the first impressions? We are working. We talk to you later. Thank you. Right now. Of the station is telling Ecco, abbiamo visto una parte della conferenza qua della IAEA, c'è praticamente tutti i giornalisti qua che seguono i delegati, i tecnici dell'IAEA, dell'ONU,
e qua i bombardamenti, sentite alle spalle, proseguono e praticamente bomb, no bomb, le bomb proseguono a tutto spiano qua, e come vedete c'è un po' di tensione perché evidentemente la situazione non è del tutto chiara, insomma. Comunque vedremo cosa ne viene fuori, perché adesso è difficile dirlo. Ecco, diciamo in diretta, qua in diretta l'arrivo degli ispettori della AIEA, dell'ONU praticamente, che qui dovrà fare la conferenza per valutare i danni alla centrale. A dire il vero abbiamo visto solo questi noi, non so se ci sono altri da altre parti, ma cioè, non sembra che stati bombardamenti, sono bombardamenti qua a Zaporizhzhia, ma sulla centrale abbiamo visto questi danni causati probabilmente da dei proiettili dei missili. Ecco, vediamo qua che c'è un'altra parte che è stata praticamente bombardata della centrale. C'è uno sopra che si è piazzato qua e non si sposta più. Mi sposto io, quindi vedete qua che c'è questa situazione di bombardamento, ma non si riesce a capire esattamente il punto dove è stata colpita, ma anche qua ha fatto dei danni che sono stati in parte riparati, forse da fondo la struttura, ci sono dei fori e si vede che qua fischia tutto, sta fischiando, fischiano, non sono gli uccelli di rovo, ma sono gli ugelli della sicurezza che sono scattati per l'entrata nostra in seguito ai controlli fatti, ma avevamo gli elmetti, giubbetti antiproiettile, quindi elmetti, e per forza è scattata l'allarme. Ecco, qua vediamo i pezzi di missili che hanno fatto i danni alla struttura di Zaporova o Zaporizhzhia in ucraino, e qua vediamo l'acqua che scende, e questi sono missili, non si capisce di che tipologia missili siano, e vedo che sono forati, sono dei fori, se hanno sparato contro per cercare di fermare, queste sono le lame di questi missili. Balistici, non si ne capisce bene la derivazione, ecco. Quindi bisogna anche qua narrare, documentare quanto sta avvenendo o avvenuto nei tempi recenti, ecco, perché è questa acqua che scende, insomma, che si ferma, insomma, questa guerra, perché qua si rischia, qua centrale, qua accanto, si rischia di far saltare tutto. Qua che vedete, qua ci sono anche delle strutture fatiscenti, e probabilmente anche queste sono state bombardate, perché no. C'è una situazione qua di degrado, insomma. Quindi attenzione, quest'area, siamo qua a Zaporova in russo, e stiamo documentando quello che sta accadendo in questi giorni. E con questa acqua che scende e con questa conferenza oggi degli ispettori della AIEA, dell'ONU, che praticamente faranno questo sopralluogo per valutare la stabilità della struttura. Abbiamo parlato qua con una
esperto, qua un soldato praticamente, è toccata dalle bombe, hanno l'artiglieria, ha fatto questi danni da parte dell'Ucraina, hanno bombardato e succede, sta accadendo questo precipizio di acqua che scende e che effettivamente non so, è probabilmente anche tossica e forse anche speriamo non radioattiva, ecco. Radioattiva? Acqua, water, radio? No, ci dice che non è radio, è acqua normale, però insomma non va bene, insomma, certamente. Quindi attenzione a non colpire la centrale perché potrebbe scatenarsi un pandemonio in tutta l'Europa e quindi sarebbe non è da bombardare praticamente. Ecco, stiamo spostandoci per visitare le varie strutture della centrale qua, il Zaporizhzhia. Si vede qua però che ci sono alcune strutture che non sono tanto moderne, sono abbastanza diciamo malmesse. Qua c'è una perdita d'acqua effettivamente. E non si capisce perché. E quindi c'è questa perdita d'acqua che è abbastanza clamorosa per insomma, la centrale che serve diciamo ormai la Russia perché è stata collegata alla Russia da quando sappiamo noi, non l'Ucraina che prima faceva questa centrale, è stata realizzata dagli ucraini e con il corso della guerra è stata presa in mano dai russi in seguito all'occupazione che è stata fatta in questo periodo di tempo da parte dell'esercito russo e quindi si vede che c'è questa struttura che è abbastanza così non messa bene. Yep.